Buonasera ad Europa TG. Bruxelles non proporrà alcuna modifica del trattato europeo, lo ha detto il presidente della Commissione Barroso, che ha espresso dubbi sulla proposta di Berlino di sospendere il diritto di voto ai membri di Eurolandia non virtuosi. Siamo aperti alle buone idee, ha detto Barroso, ma sarebbe ingenuo pensare di poter riformare il trattato solo nelle aree che la Germania ritiene importanti. Via libera del Consiglio europeo competitività alla strategia della Commissione sulle auto pulite. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Industria spagnolo, presidente di turno dell'Unione europea, Miguel Sebastian. Una strategia sviluppata in appena 5 mesi che dovrebbe mettere l'Europa in prima linea per quanto riguarda lo sviluppo di auto elettriche. Dalla Commissione europea possibile diminuzione degli stipendi dei funzionari, una misura in linea con i tagli che diversi paesi stanno annunciando a livello nazionale. Rischio tagli anche a Bruxelles. Gli eurocrati potrebbero infatti vedere le proprie buste paga ridursi nei prossimi mesi, l'ha dichiarato la portavoce della Commissione Pia Arenkilde Hansen. I salari dei funzionari dell'Unione seguono la media degli stipendi dei propri colleghi in 8 Paesi membri, tra cui governi, come quello italiano, che hanno annunciato riduzioni negli stipendi dei dipendenti pubblici. Pertanto, se tali esecutivi terranno fede alle proprie promesse, anche i funzionari europei potrebbero risentirne. Un sacrificio difficile da digerire per la Commissione, la quale ha chiesto un aumento del 4,5% nel budget 2011 per spese dovute al personale ed aumenti salariali. Solo 11 paesi europei, tra cui l'Italia, hanno attivato il numero d'emergenza 116000 per i bambini scomparsi. Lo ha detto la Commissione europea in occasione della giornata internazionale dedicata a questo problema. Bruxelles ha creato il numero d'emergenza che permette di segnalare la scomparsa di un bambino e offrire aiuto alle famiglie in tutta Europa, ma al momento è operativo solo in 11 Stati membri.